La schiettezza di Gesù è sconcertante. La chiave di volta del brano è: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. È evidente che non può bastare per i discepoli di Cristo essere solo testimoni o assoggettarsi alle prescrizioni della Scrittura. Bisogna lasciarsi guidare da una sapienza superiore che, come dice San Paolo, è nel mistero, che è rimasta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. La vita non appartiene più al discepolo, ma è una vita in Cristo, in cui non trovano posto parole ingiuriose per il fratello, che sono figlie dell'ira, considerate invece alla stregua di un omicidio vero e proprio, in cui la riconciliazione cercata perché la frattura con il fratello non può lasciare il cuore in pace quando si è davanti all'altare. È una vita in cui ogni circostanza è troppo favorevole per la conversione, in cui la prima preoccupazione è la salvezza della propria anima e di quella del prossimo, in cui non ci si atteggia da padroni della propria vita perché si sa di non esserlo, ma che tutto è grazia, da Dio viene e a Dio ritorna.